Ecco, ha chiesto la presenza, però spieghiamo la differenza. Beh, allora, io credo che chi ha l'onorevole Fiano abbia chiarito la posizione. Quando si dice che l'anno prossimo arriveranno in servizio 1000 carabinieri, 1000 agenti di polizia, quest'anno, il primo ottobre, Bene, benissimo. Allora significa che non avete chiaro il dato, perché mancano dalla pianta organica attualmente presente a livello nazionale 11.000 carabinieri, 9.000 quindi facevamo meglio a non prenderli questi. Di Stato, quindi facevamo meglio a non prendere neanche questi 2.500. Sia gentile. Sono gentilissimo, quindi facevamo meglio a non prendere neanche questi 2.500. L'ho ascoltata. Io l'ho ascoltata in religioso silenzio, sia gentile. Io le dico questo perché? Perché quando ho chiesto la presenza dell'esercito, non è che sono impazzito e volevo militarizzare la Versilia al Pietrasanta, ma perché consapevole della scelta che il governo aveva fatto, il vostro e quello di prima e quello ancora prima, di non andare alla pienezza degli organici delle forze dell'ordine, stante che faccio il sindaco da pochi giorni, ma l'ho fatto per 10 anni, dal 2000 al 2010, e quindi conosco bene la realtà, le dico che la presenza dell'esercito oggi è l'unica risposta, perché a meno che non ci mandiate 400 agenti di polizia o 400 carabinieri in Versilia, allora non si risolve il problema. Abbiamo fatto un comitato ordine pubblico e sicurezza la settimana scorsa, il questore ci ha detto che arrivano ben 12 agenti di polizia, 12. Allora, io credo che le forze di polizia presenti sul territorio stiano facendo non solo il loro lavoro, ma anche di più. Lo straordinario ormai è diventato attività quotidiana. La questione di Camaiore dell'altro giorno, ma c'è il sindaco del Dotto, lo saprà dire meglio di me, è stata un'operazione eccezionale della Polizia di Stato, ma noi abbiamo la necessità di dare percezione di sicurezza ai nostri cittadini, i quali pagano milioni e milioni e milioni di euro di tasse anche sui nostri territori e non hanno un servizio adeguato. Questo è il punto. Chiarissimo, che mi sono chiesto, vogliamo militarizzare il territorio.